Terza giornata di proteste a Genova, mercoledì per i lavoratori dello stabilimento Ilva di Cornigliano. Nella stessa giornata c'è stato il via libera del Senato al decreto sull'Ilva. Il provvedimento è diventato legge con 157 voti favorevoli, 95 contrari e 3 astenuti. I manifestanti avevano incominciato la loro protesta sin dalle prime ore del mattino. Per qualche ora c'è stato uno sbarramento durante il percorso da parte delle forze dell'ordine. I blindati poi sono stati tolti dopo una mediazione tra questura, prefettura e lavoratori. Il corteo si è poi recato in prefettura, dove una delegazione è stata ricevuta dal prefetto. Discreto lo schieramento delle forze dell'ordine che ha convinto i lavoratori a riportare in fabbrica i mezzi pesanti e hanno fatto togliere il blocco dei blindati della polizia. Si spera che nelle prossime ore ci siano sviluppi sulla vicenda.